poi c'è pilota specialista a cui potete fare domande. È meglio fare una domanda apparentemente sciocca adesso che fare una minchiata a livello operativo. Quindi oggi è il giorno relax in cui tiriamo fuori i dubbi. Lì è 4 posti, perché 5? Uno davanti, perché oggi lo specialista resta a terra, perché partiamo e torniamo allo stesso punto. E quindi la procedura è imbarcare 5 persone. Questa procedura può accadere anche su uno scenario operativo in cui nel punto di sbarco c'è un addetto che fa da specialista, o a volte se ci sono due elicotteri, lo specialista di un elicottero sta nella piazzola di sbarco, lo specialista dell'altro elicottero nella piazzola di imbarco, e quindi possono caricare 5 persone invece che 4. Quindi la proviamo oggi, che è la condizione più scomoda, perché chi è seduto davanti deve stare attento a molti aspetti: ha un accesso più stretto, deve sempre mettere la cintura, non deve toccare niente, e anche l'uscita, vedrete, non è agevole. Torniamo al discorso di fare lentamente le cose. Bravo Pietro. Ci ruba neanche un minuto, ma non ci fa fare errori. Quando poi sarà acceso, ci sarà il